video vi mostro come realizzare una maschera facile, veloce ed efficace con tre ingredienti che abbiamo tutti quanti a casa nella nostra cucina per schiarire in maniera naturale i nostri capelli e inoltre li rende morbidi e lucenti. Questa appunto è una maschera che va bene anche se avete i capelli crespi, sfibrati, decolorati, trattati, rovinati, insomma, va a renderli morbidissimi, va a sciogliere i nodi, va a renderli lucenti, quindi insomma, oltre a schiarirli, li rende anche molto molto belli. È una maschera che va utilizzata al momento, quindi non va conservata, e va applicata sulle lunghezze e sulle punte soprattutto. Io non vi consiglio di applicarla, di stenderla insomma alla radice se avete soprattutto i capelli grassi, perché tende ovviamente ad appesantire un po' il capello o comunque fate anche molta fatica a rimuovere la maschera. Però diciamo che si può in via generale applicare dappertutto, ecco, questo è solo un consiglio che vi do. Prima di lasciarvi al video tutorial voglio fare una precisazione sui miei capelli, perché mi arrivano tantissimi commenti, tantissime domande riguardo il colore dei miei capelli. Allora, tanti di voi mi chiedono se io decoloro i capelli, e anzi alcuni sono proprio convinti che io decoloro i capelli, proprio me lo scrivono fra i commenti, e anche in maniera abbastanza arrogante certe volte, comunque non importa. Allora, visto che non capisco tutta questa attenzione nei confronti dei miei capelli, comunque vi spiego due cose. Io non ho mai decolorato i capelli, mai, sono contro la decolorazione. Questo non significa che io vi sconsiglio di decolorare i capelli, nel senso che ognuno può fare quello che vuole nella propria vita, però io ho visto capelli di amiche mie rovinati dalla decolorazione e quindi sono contro la decolorazione. Io da sempre ho avuto le lunghezze e le punte molto molto chiare. Fino ai 14-15 anni li avevo proprio così chiari i capelli nella parte inferiore, mentre ho fatto poi 4-5 anni in cui il biondo si era un po' scurito. Comunque adesso sono tornati chiari negli ultimi anni, soprattutto in estate, come saprete anche voi, mentre la radice è sempre stata più scura. Per sopperire a questa cosa, anche perché comunque parlando con tante parrucchiere, tanti parrucchieri mi hanno confermato che la maggior parte delle persone ha comunque la radice più scura delle lunghezze, ed essendo comunque una bella differenza tra la radice e tra le lunghezze, io faccio comunque sia a casa che dalla parrucchiera dei trattamenti comunque naturali per cercare di schiarire il più possibile questa zona. Non ho mai decolorato i capelli, quindi anche se c'è chi mi scrive ma no, il tuo colore è troppo artificiale, è impossibile, questo non è assolutamente vero, perché se volete vi do il numero di telefono della mia parrucchiera, così chiarite un po' tutte le cose. Poi è chiaro che comunque il colore dalla videocamera è diverso dal colore reale, quindi magari vi può sembrare un po' più artificiale il colore dalle foto, dalla videocamera, magari di persona è già diverso. Comunque, detto questo, io so che ci saranno le persone che continueranno a massacrarmi perché devono farlo, perché sentono il bisogno di offendere, di insultare, tutte queste cose qui, e io comunque in questo video volevo chiarire le idee a chi non critica e insulta per forza di cose, anche se tu spieghi le cose come sono e non ti crederanno mai, ma voglio rispondere alle persone che realmente sono interessate ad avere una risposta. Io adesso, anche se mi sono dilungato un po' troppo, mi scuso e vi mando un grosso bacio. Se vi piace questo tutorial lasciatemi un pollice in su e iscrivetevi anche al mio canale per non perdere i prossimi video. Vi mando un grosso bacio ancora e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Allora, questi sono gli ingredienti. Questo impacco non fa i miracoli, però se lo usate con costanza va a schiarire realmente i vostri capelli. Mettiamo l'olio d'oliva o l'olio di germe di grano in una ciotolina. Questi vanno a nutrire i capelli, a renderli forti, morbidi, ottimi contro la caduta dei capelli e vanno a lucidarli tantissimo. Poi andiamo ad aggiungere il miele, che è idratante ricostituente, va a lucidare, ad ammorbidire i capelli, va ad agire direttamente sulla cheratina e dona dei riflessi luminosi ai capelli. Infine aggiungiamo il succo di limone, che ha proprietà schiarenti, lucidanti ed è rinforzante. Mescoliamo il tutto per circa un minuto per amalgamare bene tutti gli ingredienti e quindi ottenere un composto omogeneo, e a questo punto passiamo all'applicazione.
possiamo applicare questo impacco sui capelli asciutti oppure sui capelli umidi. In questo caso ho spruzzato un po' di acqua di rose sui capelli per inumidirli e poi sono andata ad applicare l'impacco. Lasciamo in posa da 1 a 2 ore, più riuscite a tenere l'impacco meglio è, perché l'effetto sarà maggiore, e questo è il risultato. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, se vi è piaciuto come sempre lasciatemi un pollice in su. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!